Siamo in onda? Ok, tutto è pronto. Terzo episodio, oggi un gioco che voi già vedete il bezel, le illustrazioni attorno al cabinato, io ancora sono sul menu dello streaming. E Sunset Riders, un gioco che il solo intro mi fa venire la pelle d'oca letteralmente, quando prima facevo anche le prove. Niente, senza indugio, andiamo a attivare il MAME. Eccoci qua. E fa lasciamo fare il ROM check. Quindi siamo Konami, stavolta. Vabbè, guardiamo l'intro che è spettacolare. Grande stile. Capolavoro. Aspetta, metto un attimo pausa, do due tocchi in meno di volume. Soundtrack di Motoaki Furukawa, che me lo so letto prima, e che ha fatto un sacco di soundtrack per la Konami assieme al, come si chiama? Infatti questo me lo sono segnato, Konami Kukeia Club, come fosse tipo Capcom Sound Team, insomma ogni casa penso avesse il suo team di suoni. Questo ha fatto un sacco di roba anche per Twin B. Andiamo. Questa parte è la demo. Ok, Twin B, Castlevania Symphony of the Night, però non so se era già uscito da questo club, non si sa se, non mi è dato sapere se ancora lui fosse dentro. Comunque un sacco di roba Konami, anche ho letto Metal Gear 2 Solid Snake addirittura e varie cose. Quindi cosa vediamo dalla demo? Run and gun, sparare, si può sparare in 8 direzioni, simile a Contra, sempre di Konami. E senza indugio, questa è la versione cabinato a 4 players, anzi, perché non posso scegliere il personaggio, ma bensì sono settato come se fossi nella postazione numero 1. E andiamo in serie di crediti. E sono per forza Steve, ma mi va benissimo. Poi vi spiego il perché. Anche se il mio preferito era quello di prima, Billy. Adesso vi spiego il perché meglio usare Steve per questo walkthrough, perché c'è un bug che poi ho visto anche in un cabinato, in un pub qua. C'è Sam. Mettiamo un botto di crediti. No, ecco, per esempio, ho messo Billy e ho sbagliato, però adesso noi entriamo da soli. Non devo toccare niente, se no è un casino. Ok. Perché non mi... Ah, devo entrare così, perfetto. Ok, soundtrack sparatoria al ranch, bellissima, me la riascolto sempre. Quindi dicevo, prendiamo il primo bonus che è lo sparo automatico, che è caratterizzato da questa pistola d'oro. Ok, possiamo cambiare piano come fosse Rolling Thunder, non so se lo conoscete, poi lo giocheremo anche. Ok, no, tutto a posto, volevo dire che si Billy a un certo punto del gioco contro un certo boss si impalla e ho visto che è un bug della versione arcade in generale, perché ci ho provato anche in un cabinato vero e si impalla. Come vedete, comunque palette di Sunset Rider è fantastica, ci sono questi cavalli con la criniera azzurra, però complementari. Vabbè, noi scendiamo e facciamo il giochino, che non serve a niente. Comunque, con pochi contrasti, ci sono dei neri forti, sì, però molto leggera, comunque, molto chiara. Vediamo se ce la faccio. L'altra volta ero riuscito per la prima volta a superare il ponte prima che arrivasse, no, in realtà bastava scendere con questa meccanica, perché siamo ancora in un tutorial. Ok, doppia pistola, però ho perso il colpo automatico, sono un deficiente, vabbè. Per farvi vedere sta cosa. Va bene, non importa, let's go.
Bellissima. Questa mi piace un botto ascoltarla in un remix fatto. C'è un canale che si chiama Overclock The Remix, ce n'è una di questa che mi fa impazzire, l'ascolto in macchina. Ecco. Abbiamo anche la scivolata in caso. Poi qua è abbastanza incastrato, vabbè. Ovviamente durante le prove faccio sempre meglio. Ecco, vedi, non mi è venuta neanche la scivolata. Perfetto. No, mi sta sul cavolo, prima voglio togliere. Ah, perché devo fare con avanti. No, è caduta la telecamera. Porca miseria, adesso ve la riaddrizzo. L'importante è che voi vedete il gameplay. Bury me with my money. Intanto vi raddrizzo. Ci siamo più o meno, anche se vedete l'arcade stick va benissimo. Ok, sezione a cavallo, se sono anche le sezioni a cavallo, ogni poi personaggio ha il suo destriero. Ok, sto vedendo, mi vedete metà, ma almeno vedete l'arcade stick, che poi vi dico le specifiche se volete. Che non l'ho pagato tantissimo, ma è molto figo sto arcade stick, ecco, non ci sto capendo niente, oggi caldissimo. Poi devo sparare a ruote. Quindi abbiamo detto 91 versione arcade, 92, 1992 versione Mega Drive, che era molto inferiore, come dicevo. Come dicevo, che di ogni gioco dell'epoca, che l'arcade, versione arcade è sempre meglio. C'erano addirittura due personaggi in meno. E cos'è che hanno tolto, insomma, alcuni sprite, forse, beh, sprite peggiori, eccetera, eccetera. Infatti non l'ho mai vista, la dovrei vedere su un emulatore com'è. Però l'anno dopo, quindi 93, è uscito per Super NES, che era molto più fedele alla fine, anche se aveva delle questioni di censura, per esempio la ragazza che lancia la dinamite, quella che abbiamo visto prima, non l'hanno tolta, non so perché, per quale motivo, non so, forse. Per lo stesso motivo di Poison su Final Fight, chissà. Che tipo è brutto picchiare le donne e sparargli, non lo so. Comunque palette molto vivaci con questi gialli, rosa, molto blu, capito? Molto RGB, diciamo. C'ha proprio anche il personaggio, vedi, Steve, c'ha pantaloni gialli, foulard lilla, rosa, comunque cappello. E blu, criniera giallo fluo per il cavallo. Ora anche questa soundtrack bellissima. Finiamo mai così. Ok, lei ha fatto molto danno. No, per un. Di solito fino a qui potrei arrivarci anche senza morire, però a forza di spiegare. Ecco, tipo. Oh, mamma mia. Numeri qui. Poi mi piacciono un botto che parlano le persone. Oh, no, è vero, attenzione.
Ah, bello il minigioco, che poi con l'arcade stick è ottimale perché devo selezionare semplicemente la direzione in cui sparare. Vedi così? Invece quando ci giocavo da piccolo con la tastiera, questo mi veniva male, poi perché alcune diagonali con la tastiera non erano il top. Invece guarda che precisione con l'arcade stick. Ah, uno l'ho missato. Oh! Dai, onesto. Al 44 su 50, dai, non ci possiamo lamentare. Ah, questo Dark Horse, mi ricordo che non era debole, insomma. Entriamo. Ecco, questo è lo sprite che hanno tolto nella versione Super Nintendo della ragazza. Oh. È comunque molto fumettoso anche quando prendeva in mano la dinamite e si sono spalancati gli occhi. Anche qua lo stile è molto figo, molto sempre scanzonato. Oh! Oh! Vabbè, che ho giocato prima a Cuphead, quindi so preparato a queste bifidate. Anche questa soundtrack qua mi piaceva un po'. Vabbè, tutte sono belle, le Sunset Riders, c'è poco da fare. Na na na. Qua c'era il fuoco, vero? Che io dovevo. Ok, stavolta non mi fai. Ma come sbaglio? No, no. Per favore, no. Ah, che stolto. Stolto. Oh, trick, attenzione. Involontario. Vabbè, ma con la pistola automatica qua. Qualche bonus c'è, vabbè non mi dà più i bonus perché c'ho, si può avere solo l'akimbo, come si dice adesso, il dual wielding e lo sparo automatico. Quindi lo sparo automatico ce l'abbiamo, doppia pistola ce l'abbiamo, quindi mi dà solo punteggio quando entriamo nel saloon. Chi è che c'era adesso a Dark Horse? Non assicuro un no death qua. Oh, va giù, oh. Dai, dai, ho fatto un botto. No, potevo rimanere in mezzo, va bene. Comunque si smanetta anche più veloce. Dai, dai. No, secco qua, così. Ah, l'ho ucciso off screen. Eolores, no, non è Eolores, purtroppo. Adesso ho visto il commento. Oh, attenzione, una damigella. Alright, man, don't worry about it. Ah, no, i Smith Brothers, che malefici. Questi erano forti. Ah, beh, subito uno stage. Ah, ok, c'ho subito almeno la doppia pistols. Let's go. Ah, bello. No. No, è vero, mi colpisce quello ugualmente. Questo si poteva distruggere, che un po' mi dà fastidio.
Ok, perfetto. Che caldo. Ah sì, c'è l'intermezzo. For Richard Rose, but be careful, he always has three sidekick with him. A me già siamo ai tre sidekick finali. Se mi ero come lo ricordavo fosse un po' più lungo. Ah sì. E il greco, Chief Scalp e me. Ah ecco, in questo specifico livello Billy non può sconfiggere il boss. Non ve lo posso far vedere che sennò devo attivare il secondo player e poi non... è un casino. Poi il mame delicato, precario, mentre si sta... vedi, per parlare, dannazione. Ok. Let's go. Vabbè, mi basta anche la pistola normale, non mi interessa. Questo in quattro giocatori è un casino, è super divertente. Il massimo che ci ho fatto in tre. Con un mio amico delle elementari, tu pensa. Ok, questo... Jump. Ah, ok. No. Questo ricorda anche un po' il livello di Metal Slug. Vabbè, Metal Slug è uscito dopo comunque. Oh. Oh. Allora adesso bisogna stare attenti. Comunque i livelli sui treni a me piacciono sempre un botto. Soprattutto nei cowboy. Cowboy e treni, bellissimi. Ah no, questa era da saltare, era più basso, vabbè. Ok, pistola automatica. Ecco, in questo boss Billy cominciava a correre così all'infinito, come ha fatto lui adesso, però all'infinito. No, questo è un bifido con lo scudo. Che fastidio, questo è difficile. Vabbè. Ma tipo sì, me lo trovo qua. E metti caso ero alla sala giochi, come faccio? Mi devo spostare. No. Se mi fosse... Lui colpisce in linea retta, vediamo. No, colpisce anche sotto, incredibile. Mamma mia. Non so come sconfiggerlo, giuro. Cioè, guarda. Cioè, almeno, ok, saltando. Ok, gli devo far cambiare sempre posizione, però non finiamo più. Vabbè, qualcosina che abbiamo fatto. Mettiamo un credito sulla sfiducia. Però già pulsa di rosso, quindi... Forse devo fare dei trick... così. Vabbè, vabbè, onesto, onesto. Diventa un altro gioco, praticamente. Dai. Muori, per favore. Oh, vabbè. Comunque qua anche i nemici, bellissimo, muoiono sempre in un modo plateale, tipo. Bonus stage, quello di prima, sì, allora qua adesso ci rifacciamo, beh. Meglio di prima,
Non so. No, vedi, già ho sbagliato. Posso anche spammare, per carità, però più difficile. Niente, qua è 34, vabbè, 10 di meno di prima. C'è un altro gioco arcade con i cowboy 4 giocatori con le mucche, però quello non ci ho mai giocato per bene. Ah, Paco Loco. Ah, qua ci sono gli Apaci, chi so, o i Comanci. La diversità nei suoni della morte, è vero? Oh, è sempre lo stesso file audio. Quindi sono bloccato per sempre. Cosa devo fare? Ma non muore? Oh. Vabbè. Ma non potevo. Ah no, dopo sarei potuto salire. Comunque, già siamo arrivati qua, incredibile. Comunque, quando ci giocavo lì al pub, perché sono arrivato al treno, dici, quanto ci avrei speso al boss di prima, intendo, per vedere quel bug di quel personaggio? No, perché praticamente non lo sapevano, avevano impostato che quando saltavi, per sbaglio, sicuramente sono andati sul menu arcade, no? Che posso attivare anch'io con il MAME, hanno messo che aumentava un credito quando saltavi, praticamente, cioè il tasto del credito e il tasto del salto erano in comune, quindi ho potuto finirlo anche lì. Però adesso l'hanno tolto, cioè in realtà è uno di quei cabinati con mille giochi. Ma io non sono contro gli indiani, potevo anche andare lì, c'era la vita addirittura, roba grossa. Tipo come si fa? Ah, basta che. Esatto, così e poi torniamo in carreggiata. A posto. Già siamo al boss, ma i livelli comunque molto corti, eh. No, vale, mi ha colpito nel tallone. No! Ma anche lui. Vabbè. Poi qui non è che hai più vite, ogni credito è una vita, mi pare, perché scala da lì. Cioè, vedi, 87, ne ho messi 86. Comunque questa è, diciamo, la versione, come dicevo prima, 4 giocatori, che nel cabinato sarebbe quella con 4 postazioni, che in base a dove ti posizionavi eri un personaggio. Invece nella versione 2 player puoi selezionarlo. Poi in verità gli altri personaggi ne sono due con i fucili e hanno uno sparo leggermente diverso, cioè no, leggermente diverso, diverso proprio. Quindi il gameplay varia un minimo. Però ho sempre preso i personaggi quelli con la pistola. Però a molti piace Cuermano, il messicano, lo rosa, non so perché. Cioè, figo, eh. Se no c'è il buon Bob e Billy. A me piaceva Billy perché era il più pacchiano, no? Con la giacca quella di prima, no? Con, come si chiamano? Con le stringhe. Non mi vengono in mente come si chiamano, vabbè. Da cowboy. Dai. Oh. Ma infatti io mi ricordavo che l'indiano era buono. Cioè più o meno diceva dai, si è aggregato. No, Paco Loco, questo mi ricordo.
No, ci sono saltato sopra. Vabbè, doppia pistola. Poi quando spari in basso preciso ce n'è una, anche indietro una sola. Dai, siamo. Comunque siamo. Abbiamo già quasi finito, incredibile. Mi ricordo che da piccolo, non so, durava un sacco di più. Proiettili che mi ucciso non l'ho proprio visto, sinceramente. Comunque, se volete votare il prossimo gioco, scrivetemelo, se no c'ho già la scaletta molto interessante. Se ce n'è uno che magari non mi era venuto in mente, oppure potrebbe essere coerente, figo. Ovviamente non si può emulare tutto. La volta scorsa abbiamo fatto Dead or Alive, per grazia divina, forse. Eccolo. Molto cartunesco con queste proporzioni. Oh no, 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 per carità. Ma chi è che spara i dinamiti? Questo qua? No, non ho fatto la scivolata in tempo. Ok, alla fine c'è solo quello che dà fastidio. Perché se io lo baito, cioè nel senso lì. Ah, mi sono scordato di uccidere quello. Attiro i suoi. Porca miseria, vabbè. Scivolata, niente. Ok, dai, è andata abbastanza bene. Asta che? Cioè, molto meglio di Red Dead Redemption. Cioè, guarda che trama. Allora, Sir Richard Rose aveva detto sta curiosità che in effetti è vero. Cioè, è una curiosità ma non è inerente. Cioè, è inerente al gioco ma è solo un, diciamo, un'osservazione che ha fatto uno. Assomiglia al boss, al primo boss di Time Crisis. Quello, non so se ci avete mai giocato quello sulla PlayStation 1. Anche arcade, però ce l'avevo sulla. Mi regalò mia zia per il compleanno del 96, mi sa. Con la Gun Con. No, scusa, con la G-Con 45, no? E il primo boss, Sherudo Garo, assomiglia infatti a Richard Rose. C'è cioè una somiglianza. Cavolo, è uguale, sono uguali. Però è uscito molto dopo. Non sono riuscito a prendere la doppia pistola. Due giri. Cioè? Ah. Ah, posso scendere, perfetto. No, non pensavo. Cioè, mi hanno incastrato così. No, io volevo fuggire gli dare Dead Redemption, eh sì. A me piacciono entrambi, per non. Per condicio. Questo è interessante capire anche proprio il concetto di una volta. Una volta appunto dici non c'era la cinematografia nei giochi, no? Però io gioco entrambi, nel senso sia giochi arcade che. Ecco, con un'impronta cinematografica, che è quella che magari può essere più apprezzata per i tempi di adesso. Ne parlavo poi con un amico l'altra sera, perché quando tu devi spiegare che ti piacciono i giochi a gente che non gioca, gli esempi più facili da fare sono quelli, i giochi più cinematografici, quindi gli citi appunto roba di questo tipo, Red Dead Redemption, The Last of Us, però. Se
Sami, io voglio giocare a Sunset Rider. Lasciatemi giocare a Sunset Rider anche a 50 anni, quello voglio dire. Non mi interessa. Cioè, non è una roba per fioli, quello voglio dire. L'ho detto Red Dead Redemption perché mi ricorda queste fortezze, no? Proprio l'assedio. C'era un livello per una parte del gioco. Poi vedi, anche i giochi di una volta erano anche a sequenze, capito? Non è che dici tu col cavallo vai libero. Cioè, l'inseguimento di prima era precostruito, diciamo, predefinito. Cioè, scriptato, ecco, come non mi veniva. Eccolo. Mamma mia, ero proprio circondato da proiettili. Questo è il boss finale, ci siamo ragazzi, ci siamo. Super difficile. Come concetto è simile al primo. Sì, però guarda che roba, è un bullet hell quasi. E ancora non gli abbiamo fatto niente. Oh! C'ho paura che mi cade addosso il leone di pietra, perché come sul primo livello, questi pericoli alcuni. Oh, ok. Ok, lui non spara proprio preciso, ma il colpo. Oh, mamma mia. Perché una volta ci avessero più vita, io non ho modificato niente, questo è da piccolo perché con la tastiera era molto più difficile a mirare proprio precisi in quei punti. Vabbè che. Oh, incredibile! Però non è finita. Voleva fare il furbetto, mi ricordavo questa. Ah, c'aveva la placca! Ecco, per sistemare. Qua spara in diagonale, no? Dov'è? Sono qui, infatti. No. Ma io posso salire, sì. No, ho fatto la scivolata anziché scendere di piano. No, ci. Bella l'animazione che cade dal balcone se colpito. Oh yes. Yuppie. Vediamo il finale, neanche me lo ricordo. Beh, loro erano cacciatori d'Italia alla fine. E come da titolo. Cavalcano al tramonto. Molto eroe Furukawa lì, come si chiama? Che abbiamo detto prima. Yes. E ricomincia la demo. Simon Gridwell si chiamava, perché è avido. Ah no, vero, non è che ricomincia la demo, è uno di quei giochi che finché hai crediti puoi giocare, ma noi non siamo in sala giochi. E dopo che lui ha riposto la pistola, io direi di finirla qua. Abbiamo visto Sunset Rider. Tra l'altro, sono molto affezionato a questo gioco perché se uno dei miei primi nickname, se non fosse stato Strider, Iryu.
che appunto vedremo poi, un gioco che mi ha sempre colpito da piccolo, è rimasto nel cuore, sarebbe stato Sunset Rider al singolare. E dopo questa curiosità che non mi fregava nessuno, questo è il terzo episodio di Un'estate al Mame, ci vediamo domani con altra roba. Ieri ho fatto pausa perché non ho fatto in tempo, e ditemi, anche se non qui, su YouTube che lo carico adesso, metto la programmazione questa sera, potete già vederlo in differita. Su YouTube scrivetemi anche se volete, se avete appunto, come ho detto prima, qualche gioco in particolare della sala giochi che volete giocare, se è possibile emularlo, ve lo faccio vedere. E detto questo, bong, e ci si vede al prossimo episodio. Yappi!